Buonasera a tutti, iniziamo questa conferenza, questa nuova serata del ciclo Business e Virtuale nella Scienza con l'appuntamento di dicembre, l'ultimo di quest'anno, ma poi come sapete, potete sapere se siete al sito, avremo dei nuovi ulteriori eventi, vi continua nelle sue attività che al momento rappresentano cinque aree di ricerca della scuola normale, che sono la morfologia, la biofisica, la fisica delle particelle, la biologia e la chimica. E stasera quindi abbiamo piacere e l'onore di ospitare all'interno di BIS un altro esimio scienziato italiano, che sapete che BIS si concentra molto sulle eccellenze della scienza italiana, in particolare questo ciclo intitolato La scoperta che mi ha cambiato la vita, cioè vogliamo anche fare, vogliamo mettere in luce la capacità della scienza, della ricerca di cambiare la vita dei scienziati che fanno e anche trasmettere il loro entusiasmo per le scoperte che riescono a fare. Come dicevo, abbiamo con noi stasera il professor Francesco Pitecaro, che molti di voi conoscete in quanto direttore del Dipartimento di Fisica Enrico Fermi dell'Università di Pisa. E Francesco è un ex studente della scuola normale, si è laureato nel 1978 sotto la guida di un altro grandissimo collega fisico e membro di noi, Lorenzo Qua, e poi ha iniziato a lavorare al CERN a Ginevra, dove ha iniziato come fisico delle particelle, ha partecipato a vari esperimenti per Fram e Aleph, e scoprendo e partecipando allo studio del elettrone Tau, tra le altre cose. Dopodiché si è interessato alle onde gravitazionali, che sono il tema di questa sera, e in particolare è stato uno degli iniziatori del progetto Virgo per la rilevazione delle onde gravitazionali, questo interferometro che sta qui a Cascia, di cui penso che oggi ci parlerà, e è stato spokesman dell'esperimento e ora sta partecipando e continua a partecipare alla fase 2, all'Advanced Virgo, e quindi speriamo ci porterà alla scoperta di queste onde gravitazionali che sono così importanti non soltanto per la fisica, quindi per la relatività generale a cui sono credette, ma anche per la cosmologia intera, perché forse speriamo un giorno di poter ascoltare in modo diverso il Big Bang tramite le onde gravitazionali, e chissà, forse Virgo ci aiuterà in questo senso. Quindi io cedo la parola, ringraziandolo, al professor Pitecaro e alla sua conferenza. Grazie. Grazie. Grazie Andrea, è un piacere trovarmi qui a cercare di raccontare un po' quello che stiamo facendo. Il titolo e il sottotitolo sono difficili, perché parlare di scoperte che cambiano la vita è complicato, però se non altro cercherò di andare lungo il percorso che stiamo seguendo con una scoperta già fatta esistente che segna il passo e poi dopo una scoperta che è da avvenire e alla quale la comunità scientifica sta lavorando alla carriera. Quindi vi racconterò un pochino anche il fascino di questo campo di gravitazione, che è ben diverso da quello poi che io personalmente ho conosciuto quando mi sono laureato e iniziato a lavorare, quindi in campo di fisica delle tecnologie, e il fascino della gravitazione è dato dal fatto che noi sappiamo che abbiamo quattro forze: la forza elettromagnetica debole, forza forte e la forza gravitazionale. La forza elettromagnetica è quello che tiene insieme le cose della vita di tutti i giorni, ma a un certo punto non agisce più da una certa distanza, agisce tramite onde elettromagnetiche, però diciamo a contatto si ferma lì. Le altre forze addirittura agiscono a distanza piccolissima, e la gravitazione ha invece questo effetto che non essendoci cariche positive e negative, quindi per la gravitazione,
man mano che altre forze si cancellano, rimane solo lei, gli effetti si vedono abbondantemente anche a scala umana, il peso, la gravità con la quale conviviamo, la gravità che ci ha fatto evolvere con la nostra struttura, lo scheletro e diciamo, le forme di vita che conosciamo sulla Terra, sono dettate appunto da questa forza che non si annulla, che non si annulla mai man mano che aumenta il volume e diventa la forza dominante a livello del sistema solare e diventa il motore dell'universo. La gravitazione ha visto così prime osservazioni, le prime riflessioni scientifiche fatte da Galileo, cui si dice appunto che si dice si è verificato che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione e quindi il moto, faccio breve, il moto non dipende dalla natura del corpo che cade, non dipende dalla sua forma, dipende un po' dove si trova. E quindi la comprensione ora, dettata da Einstein, è che è lo spazio e il tempo che determinano il moto. Quindi l'oggetto comune a tutti i corpi che cascano è lo spazio-tempo e quindi quella è la struttura che andrà a determinare la caduta dei corpi. E tutti i corpi saranno obbligati a seguire le leggi dettate dallo spazio-tempo. Questa diciamo è stata l'evoluzione del pensiero di Einstein che ci ha portato appunto a dire che la gravitazione è un fenomeno geometrico, un fenomeno che è determinato dallo spazio che ci circonda. E il passo successivo che viene fatto è questa forma dello spazio-tempo è determinata invece dalle altre masse, quindi c'è questo gioco tra le masse che sono, se prendiamo come masse di testa, sono masse che seguono delle traiettorie obbligate, però allo stesso tempo se le masse sono grandi andranno a determinare la struttura dello spazio-tempo e quindi andranno a determinare se stesse il tempo degli altri corpi. Questo è un disegno che ho trovato che illustra bene diciamo, il concetto, prova ad illustrare il concetto di curvatura dello spazio. La curvatura viene rappresentata qui dal fatto che abbiamo questi quadretti che dovrebbero essere tutti regolari se ci troviamo su un foglio piatto, e in realtà qui la grafica mostra che lo spazio, questo foglio è incurvato e quindi i quadretti che stanno a descrivere come misuriamo i punti intorno al corpo pesante, la Terra, il Sole, mostrano appunto che non siamo in presenza di un oggetto completamente piatto in cui la luce andrebbe come noi ipotizziamo, andrebbe dritta. Ma questa è la descrizione di un'osservazione che è stata fatta nel 1919, è stata il passaggio dagli esperti al mondo mediatico di Einstein, ed è il fatto che uno si aspettava che la luce passando intorno vicino al Sole andasse comunque dritta o comunque che potesse subire un certo tipo di deviazione se uno la considerava come corpo che passa verso il Sole, e invece l'effetto della curvatura fa sì che la luce invece viene deviata anche il doppio di quello che non si aspettava. Allora, in questo disegno vedete, noi con i nostri occhi, con la nostra immaginazione, pensiamo sempre alla luce come il righello ideale, l'oggetto che ci dice come si fa ad andare in linea retta. I geometri che vanno a fare le progettazioni sulla strada usano questo fatto, sapevano un traguardo, e l'ipotesi è che la luce da un punto all'altro. Così facciamo osservando le stelle, e in questa circostanza qui abbiamo la Terra, avevamo la Luna davanti che era in grado di nascondere la luce del Sole, si potevano osservare le stelle, e la stella che in realtà si trovava quasi dietro il Sole, in realtà viene vista
fuori viene vista all'esterno del Sole, proprio perché la traiettoria vera è quella curvata, la traiettoria che noi immaginiamo, che riportiamo sull'asta fotografica, invece è quella dritta. E quindi noi abbiamo questo fenomeno della curvatura dello spazio, la linea retta non è più una vera linea retta e quindi abbiamo abbiamo qualche cosa che dobbiamo andare a vedere, dobbiamo andare a confrontare con quella che è la geometria euclidea, il teorema di Pitagora, ma anche tutta la geometria che serve per calcolare la superficie degli appartamenti quando si vendono, per calcolare i campi, la superficie dei campi per l'imposta da imporre al contadino. Tutte queste cose qui si basano sulla geometria euclidea, chiaramente. Si possono andare a vedere deviazioni dalla geometria euclidea, ed è proprio quello che mostra questa osservazione durante le crisi di altri. In realtà è curvo. Lo sviluppo fatto da Einstein è che le masse sono le sorgenti della curvatura, quindi quello che noi con Newton pensavamo essere la sorgente della forza gravitazionale, cioè una massa, effettivamente è la sorgente della forza, ma in realtà è la sorgente della curvatura. Quindi la gravità è geometria curva. E non c'è più un unico riferimento globale, non si possono spostare e portare i nostri tre assi in tutte le direzioni, ma invece, e quello è rappresentato da quel simbolino che invece prima era unico e ora sono tanti simbolini spostati, rappresenta il fatto che appunto ci sono tanti riferimenti locali che sono l'uno diverso dall'altro. Ed anche la stessa cosa che si aveva sul nostro foglio con i quadretti, in cui avevamo prima dei quadretti che erano perfettamente regolari e poi dopo dei quadretti che prendevano delle forme che sono diverse. Questo simbolo, profitto, mi piace, è stato usato nel 2005 quando è stata celebrata appunto la relatività speciale, quando diciamo, si è andato a vedere quali erano le conseguenze dell'avere la velocità della luce costante. Questo simbolo rappresenta, se qui o qui abbiamo un osservatore, rappresenta in questa direzione va il tempo, in questa direzione va lo spazio, rappresenta i punti che possono essere in contatto, che possono parlare con l'osservatore. Un punto qui all'interno di questa parte rossa può trasmettere informazione a questo punto qui, un punto esterno non può trasmettere informazione. Questo simbolino si chiama conoluce. Viceversa, l'osservatore qui può trasmettere informazione a qualcuno che si trova più in là, che a un evento che avverrà nel futuro, però deve trovarsi a una certa, non troppo lontano. Se si trova troppo lontano, la velocità della luce gli impedisce di trasmettere informazione. Allora, quella a sinistra era la relatività speciale. Il fatto che questo simbolo si incurvi e che non sia sempre lo stesso dappertutto, questo diciamo vuole essere una rappresentazione del fatto che abbiamo curvatura, abbiamo geometrie locali tutte diverse l'una dall'altra. Quindi abbiamo questi effetti di curvatura. In realtà gli effetti sono veramente minuti, quindi l'esattore delle tasse e quel venditore di appartamenti può andare tranquillo, anche l'architetto che deve disegnare le facciate dei palazzi, diciamo le somme degli angoli di un triangolo fanno sempre 180 gradi, eccetto effetti che sono veramente piccoli. Sulla Terra, se uno va a distanza di un chilometro, vedrebbe degli effetti che sono meno di un micron, di un milionesimo di metro. Sul Sole, dove la gravità è più forte, si parla invece di 2 mm, sempre su una distanza di un chilometro. Quindi la geometria euclidea va bene per la vita di tutti i giorni. Ora, questa curvatura non nasce istantaneamente dappertutto, abbiamo problemi di
diciamo, la relatività ristretta ci dice che l'informazione deve viaggiare alla velocità della luce, quindi questo vale anche nella teoria della relatività generale per la curvatura. Ho preso questa immagine, che in realtà viene usata in un altro contesto, per cercare di rappresentare su una superficie che già curva è qualche cosa che viaggia sotto forma di ondulazione, che viaggia su questa superficie curva. E qui abbiamo un disegnetto dove si vuole rappresentare un sistema, chissà, un sistema che vedremo dopo, fatto da due masse, che genera una certa curvatura che cambia nel tempo e che si deve espandere. Quindi l'onda gravitazionale è così una grinza che viaggia sul tessuto dello spazio-tempo e mantiene la stessa forma, è un segnale che si può propagare, e quello che è stato la dimostrazione teorica dell'effettiva esistenza di queste onde è il fatto che è in grado di trasportare energia. E a questo punto sarà in grado di segnalare, se trasporta forme d'onda, trasporta qualche cosa che siamo in grado poi di ricevere, potremo ricevere il segnale del moto di stelle anche quando non le vediamo. E questo è uno dei fascini delle onde gravitazionali, che sono una luce diversa, una luce che non è quella che è visibile dai telescopi. Quindi la sorgente è diversa e anche le informazioni che vengono portate sono diverse. Nel 1974, o 75, non ricordo esattamente, è stata scoperta una pulsar che aveva caratteristiche veramente notevoli. Quindi le pulsar sono stelle di neutroni, sono degli oggetti molto compatti, un sole che è collassato fino a occupare una sfera di un raggio di 10 km, ruota molto rapidamente, si è mantenuto un campo magnetico diventa un magnete potentissimo. Questo magnete potentissimo trascina un po' le cariche che si trovano intorno a lui e emette onde elettromagnetiche, una specie di faro che come un faro davanti a un porto, vedete un fascio che vi passa sopra la testa, ogni tanto vedete la luce. Se vi passa sopra la testa lo vedete perché c'è la luce diffusa, però se da lontano vedete effettivamente la luce che vi arriva dal faro. Ma questo è stato osservato da un radiotelescopio e rapidamente si è visto che non era una sorgente regolare, ma apparteneva a un sistema in realtà di due sorgenti. L'altra sorgente non si vedeva, si vede solo questa. Però si è potuto vedere quindi che abbiamo due corpi che ruotano l'uno intorno all'altro e si è potuto vedere il periodo, quanto tempo ci mettono a compiere un'orbita, una rivoluzione completa, e si è andati a vedere, visto che abbiamo un sistema astronomico, le leggi di Keplero dicono che quando l'orbita è fissata, poi dopo il periodo è fissato, quindi uno può andare a vedere ogni volta a che momento per esempio i due corpi si trovano alla distanza più ravvicinata l'uno dall'altro, quando si trovano al periastro. E uno va a vedere, passate che siamo. Allora si è visto che il momento in cui il sistema raggiunge la massima compattezza, i due astri sono più vicini, che può essere visto attraverso l'onda elettromagnetica, in realtà pian pianino diventa questo sistema, arriva sempre più in anticipo.
e non arriva in anticipo perché abbiamo sbagliato per il periodo iniziale, arriva in anticipo perché pian pianino le due orbite si stanno, le orbite dei due corpi si stanno restringendo. E questo vuol dire che il sistema, invece di essere eterno, è un sistema che perde energia, e la perdita di energia è esattamente quella prevista dall'emissione di onde gravitazionali. La curva continua è la teoria, i punti rossi sono i punti sperimentali e addirittura sono disegnati grossi per poterli vedere, sono così precisi da essere nascosti dalla riga, e vedete che appunto questo sistema emette, perde energia in maniera compatibile, con una precisione di una parte su mille, compatibile con la previsione data dalla relatività generale. Questa è una prova indiretta, questa è la scoperta, è una prova indiretta dell'esistenza di onde gravitazionali. Non sappiamo, da questo sistema non abbiamo il segnale che arriva, abbiamo l'evidenza che qualche cosa se ne va via. Quindi abbiamo una stella doppia, un nome astronomico, Pulsar 1916, con declinazione 13 gradi, periodo di 8 ore, e quello che succederà è che fra 300 milioni di anni le due orbite saranno così piccole che le due masse di neutroni si fonderanno, andranno a toccarsi, si fonderanno insieme. A queste sono proprio le sorgenti che ci interessano. Solo che non staremo ad aspettare 300 milioni di anni, speriamo di trovare qualche sistema prima. La gravità è così debole che bisogna usare masse grandi come quella del Sole, forse anche più grandi, c'è bisogno di grandissime accelerazioni, quindi queste masse devono essere compatte, anche una galassia non è un oggetto buono per emettere onde gravitazionali, e quindi ci interessano sistemi astrofisici che sono sull'orlo della catastrofe. Fortunatamente per noi, perché poi verremo investiti dalle altre radiazioni, questi sistemi sono molto rari, quindi sono molto lontani, e sfortunatamente, appunto, essendo lontani, l'ampiezza delle onde che arrivano sulla Terra è molto piccola. E qui ci sono dei numeri, diciamo, in cui quella piccolissima curvatura, che però è significativa perché determina il nostro peso, è una curvatura fissa, statica. La curvatura addizionale delle onde gravitazionali risulta essere 10.000 miliardi di volte più piccola. Quindi diciamo che i numeri non sono esattamente a nostro favore, e difatti ancora gli scienziati non sono riusciti a mettere in evidenza questo fenomeno. Le sorgenti, appunto, sono del tipo che abbiamo discusso. La fase finale, vedete, questo è un mezzo secondo. Nella fase finale le oscillazioni diventano sempre più ampie e sempre più veloci. E si può immaginare di avere, non si ha evidenza di sistemi simili, in cui invece di averci queste serie di neutroni si hanno buchi neri. I buchi neri possono essere degli oggetti più compatti che sono immaginati dalla teoria, possono essere a questo punto molto, molto massivi, invece di essere una massa solare possono essere 10, 100, ma anche un milione di masse solari, e di nuovo qui si può avere un fenomeno come quello che è illustrato nelle fotografie con un grafico, con il grafico del segnale che dovrebbe arrivare indicato così. L'altoparlante in realtà vi darebbe una cosa che dura pochissimo, dura un paio di secondi, in cui si sente un segnale che cresce di altezza, parte da qualche cosa che si sente e va a finire fino a frequenze che sono dell'ordine il tut del telefono, diciamo così. E,
E la cosa interessante, la cosa divertente, è che appunto che questi segnali sono segnali che possono, sono nella stessa zona di frequenze dei segnali audio. Quindi uno potrebbe divertirsi a prendere un paio di cuffie, se lo strumento è buono, ascoltare effettivamente il segnale prodotto. Ci sono situazioni più complesse, se il buco nero è in rotazione, ha un momento angolare, ci sono un sacco di figure che possono venire fuori. L'analisi della forma di questi segnali ci può dare appunto informazioni sulla dinamica, ci può dire anche se effettivamente quello che avviene in questa zona martoriata dello spazio-tempo, che l'artista ha voluto rappresentare con tutte queste sfumature, vedete, i due buchi neri sono i due oggetti neri in mezzo, se effettivamente poi la relatività generale è la teoria giusta per spiegare il mondo complesso e che si trova lì in mezzo. Un'altra fonte sono proprio le pulsar di cui abbiamo parlato, sorgenti in rotazione veloce, no? Si sta parlando di masse solari che ruotano a centinaia di giri al secondo. Centinaia di giri al secondo vuol dire 6.000 giri al minuto. Già il motore dell'automobile a 6.000 giri al minuto non ama molto, cioè se incomincia a essere sollecitato. Qui si sta parlando di una massa solare, di una massa che si estende su 10 km appunto, che gira a quella velocità. Queste pulsar vengono scoperte, c'è una continua ricerca di queste sorgenti. La foto rappresenta un osservatorio astronomico molto, che ha fatto un sacco di ottimo lavoro, che è stato creato all'interno di un cratere, ed è un'isola Arecibo nei Caraibi, e vedete sospeso il ricevitore, questa è una grande parabola di 300 metri di diametro. Una sorgente possibile proviene da una supernova che è scoppiata parecchio tempo fa nella nebulosa del Granchio, e questo schema che vuole rappresentare una pulsar dice che appunto abbiamo questa stella di neutroni che ruota a grande velocità, e se abbiamo una piccolissima montagna su questa sfera quasi perfetta, le montagne possono essere alte al massimo un millimetro, altrimenti la gravità lei schiaccia, come l'Everest non può essere alto più di tanto sulla Terra, qui invece il limite è un millimetro. La presenza di una piccola di questa montagna poi dopo fa sì che la stella non è perfettamente simmetrica e emette onde gravitazionali. Quindi noi abbiamo queste sorgenti. Una sorgente ancora che è molto interessante è quella proprio che il segnale che si ha quando si ha l'esplosione di una supernova. Qui abbiamo una stella che sta per collassare, il cui nucleo sta per collassare, ci sono grandi movimenti di massa e si ha emissione di onde gravitazionali. Successivamente vengono emessi neutrini, cioè ci sono le varie reazioni nucleari che avvengono dopo il collasso, e poi inizia la curva di luce. Qui è molto interessante perché l'onda gravitazionale è il segnale che permette che dà l'inizio del processo che poi dopo darà i neutrini e la luce, e dopo appunto la supernova spesso potrà essere visibile. Ed è interessante perché i nostri rivelatori sono oggetti che ascoltano quindi in qualsiasi direzione, non sono telescopi che devono essere puntati, e quindi possono essere all'ascolto dell'intera volta celeste, sopra e sotto terra, perché l'onda gravitazionale proprio non si accorge dell'esistenza della Terra quando arriva. Quindi possiamo avere uno strumento che rivela su tutta la volta celeste e anche sotto l'esplosione di una supernova, e si può andare a dire, si può ricostruire la direzione, si può andare a dire allora lì puntate il telescopio, che
ci potrebbe essere qualche cosa di interessante, come questo fenomeno qui, che se osservato in tutte le sue tappe dà informazioni molto, molto importanti appunto su questa fase della vita finale, della fine della vita e della stella. Quindi noi andremo ad esplorare in questa scala di frequenza, la parte alta sopra 1, sopra un Hertz, appunto la parte audio, 10 alla 4 è sono 10 kHz, è la fine dell'alta fedeltà, quindi è ascoltabile, e questa emette invece a bassissima frequenza, possiamo andare a vedere buchi neri molto massivi, oppure possiamo andare a vedere appunto eventualmente il fondo cosmologico. E quindi gli esperimenti di ora si concentrano sull'universo violento, che è questo qui, dove sono rappresentate sorgenti, le due stelle che si avvicinano una rispetto all'altra, le pulsar e le supernove, e così schematicamente vedete che la prima generazione rappresentata in rosso poteva rivelare qualche cosa, la seconda generazione ha molte più possibilità di rivelazione e la terza generazione poi dopo potrà veramente svolgere scienza. Come avviene questa misura delle variazioni della geometria dello spazio-tempo, di cui è difficilissimo accorgersi in termini naturali? Si prendono delle masse che sono libere, devono essere il più possibile libere, e si va a misurare se sono libere di cadere, in questo caso magari uno evita di farle cadere per terra, sono invece anche libere di spostarsi attorno alla loro traiettoria di caduta, e se passano onda gravitazionale abbiamo che la distanza tra queste masse cambia, e usando tecniche che sono molto precise, l'interferometria, si può usare la luce, che di per sé è un metro molto già intrinsecamente molto preciso, si può spingere la tecnica usando l'interferometria, si possono andare a rivelare questi cambiamenti di geometria che si manifestano con uno specchio che si avvicina, l'altro che si allontana un pochino, e a questo punto, misurando la luce che esce fuori da questo sistema, si va a vedere, si ottiene il segnale. Questo è quello che bisogna fare in realtà. Il laser deve essere potente, la luce viene fatta andare non su 3 km, ma in realtà effettivamente ne vengono percorsi 300 di chilometri, ci sono un sacco di complicazioni. Questo è l'oggetto che è ora in costruzione, la seconda generazione di interferometri. Naturalmente questo andrebbe bene, però le masse si muovono per un sacco di motivi futili, cioè spiacevoli, locali, ma ci sono. Tanto sotto i vostri piedi il terreno si muove di un micron ogni secondo. Un micron, 10 alla meno 6, è 10 tante volte di più del segnale che si vuole andare a vedere, quindi bisogna evitarlo. Anche le maree, la Terra, pur essendo solida, in realtà è elastica, si espande, si contrae con le maree, e questo di nuovo è un movimento estremamente ampio. Anche una cosa come il suono, 10 a quella pressione indicata è il limite dell'udito umano. Non solo è proprio un suono che è veramente al limite dell'udibile, mandato su una lastra di ferro di 4 mm di spessore, quindi un oggetto pesante, questa lastra di ferro comunque si muoverebbe 10.000 volte di più di quello che noi vogliamo andare a rivelare. E poi il fatto di non essere a temperatura ambiente, anche quello non aiuta. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che vanno risolte, che sono riassunte, abbiate un po' di pazienza, sono riassunte in questo grafico, dove sull'asse orizzontale abbiamo la frequenza, andiamo fino a 10 kHz, quindi è l'udibile. Sull'asse verticale abbiamo l'ampiezza del segnale che si può rivelare, e abbiamo
contributo, un contributo sismico che viene risolto con un pezzo di strumento che è stato costruito, si chiama superattenuatore, che è la, quindi la, il contributo sismico, quella parete verde, un contributo dovuto all'immersione, all'essere a temperatura ambiente, e stranamente un grosso progresso viene dal sospendere gli specchi. Qui vedete un'immagine dove si vedono delle fibre di silice fusa, di 200 di silice che è stata fusa e poi solidificata, di 200 micron, e con questi quattro fili di vetro si sospende uno specchio di 20 kg, che costa anche €1 milione. Quindi questa tecnologia, che è stata sviluppata apposta, a nessuno serve se sospende gli specchi in questo modo, permette poi dopo di battere gran parte del rumore che è indicato nella fascia blu. E infine l'altra componente, l'intensità del laser che uno usa, che limita il rumore in quella fascia. E anche lì ci sono problematiche, nascono gli specchi, si scaldano, ci sono una serie di cose che vanno fatte, e queste cose qui sono è lo sviluppo di è uno sviluppo che ora è durato 20 anni dai primi progetti di interferometri chilometrici, e credo che si possa dire che è stato fatto in 20 anni un po' il percorso che è stato fatto in 50 anni con gli acceleratori di particelle. Tanti effetti che limitavano il funzionamento delle macchine sono stati poi studiati, risolti oppure aggirati con lo sviluppo, con la ricerca. Qui diciamo è stato fatto con cercando di stringere i tempi, è stato fatto qualcosa di simile. Gli strumenti sono effettivamente ora capiti. Okay. Dunque, fatemi andare un pochino avanti. Le persone che lavorano, a me fa sempre piacere, finché è possibile, mettere, anche se sono piccole, mettere i nomi di tutti, che lavorano all'esperimento Virgo, che si trova qui a Cascina, sono indicati qui, sono comunque 19 gruppi europei, e vorrei citare appunto, tutto questo qui è nato dalla fantasia, dalla testardaggine, non ho problemi a dirlo, di Adalberto Giazzotto e Alain Brier, che hanno immaginato che si potesse fare un esperimento particolare che ha come Virgo per la rivelazione di onde gravitazionali. Il sito lo conoscete, questa foto probabilmente è stata mostrata molte volte, e siamo nella piana di Cascina, e se anche dall'aereo spesso si riesce a vedere la struttura di Virgo con i suoi due bracci, con la luce che viaggia all'interno delle strutture lunghe 3 km. Alcune piccole amenità: siamo in campagna e bisogna trasportare lo specchio, specchi delicati appunto, come dicevo, da un punto all'altro, e qui è stato scelto di usare la stradina di servizio con un carrellino molleggiato che tiene orizzontale, con un controllo che tiene perfettamente orizzontale la struttura, e pian pianino abbiamo portato lo specchio fino ai 3 km in fondo da una parte e poi anche dall'altra parte. Alcune amenità che si sono state trovate nella messa in funzione vengono dal fatto che quando abbiamo uno di quegli aerei tipicamente militari che passano a bassa quota, oppure abbiamo qualche elicottero, tutto il terreno vibra. E alla fine un minimo di sensibilità, questa qui ce l'abbiamo, a questi effetti ce l'abbiamo. Questi grafici sono dei grafici che in un certo senso sono una specie di spartito, nel senso che in orizzontale c'è il tempo che scorre, in verticale c'è l'altezza della nota, e qui si vede una nota prima acuta e poi diventa più bassa di tonalità. Non solo, ma si vedono tante armoniche, e questo appunto è il passaggio di un elicottero con tante armoniche. E se uno non ha i microfoni, questo segnale si vede perfettamente nell'interferometro, se uno non ha
conoscenza di queste perturbazioni, rischia di prendere questa cosa qui per un segnale misterioso e quindi di pensare che sia un'onda gravitazionale. Qui vorrei semplicemente mostrare come quella curva idealizzata, mostrata qualche trasparenza prima, si traduce nella realtà. C'è una foresta di linee di tutti i tipi, però se uno vede, se riesco a puntare, se uno vede la curva nera che è il risultato sperimentale e la curva viola che è quello che abbiamo capito, i rumori che abbiamo capito dello strumento, insomma ci siamo quasi, non è, vorremmo fare meglio, ma abbiamo capito molto di questa, abbiamo capito molto del funzionamento dello strumento, riusciamo a vedere sistemi che si trovano ben al di fuori della galassia, si arriva all'ammasso delle galassie di Virgo e in realtà se si capisse anche questa discrepanza potremmo arrivare a una distanza che è addirittura il doppio, praticamente il doppio, 20 megaparsec. Questo non nasce in un giorno, questa è l'evoluzione della sensibilità nel corso degli anni, dal 2003 fino al 2011, quindi vedete che c'è tanto lavoro che è stato fatto per ottenere questi risultati. Ci sarebbero tante cose divertenti da, diciamo, casi particolari da mostrare. Qui siamo capitati, questo è un pezzettino di quella curva, siamo capitati, qui c'è un segnale che poteva essere presente, è la pulsar della vela che si trova da queste parti. Peccato che qui abbiamo trovato proprio il rumore di una pompa, le vibrazioni di una pompa dell'acqua che serviva a raffreddare un laserino. E quindi vabbè, abbiamo preso atto, il limite superiore non c'è un segnale, lo abbiamo fissato in base a questa misura e poi dopo miglioreremo successivamente. Ma questo è quello che si vede abitualmente, abbiamo questo qui un intervallo di circa un secondo, questo appunto è una frequenza, quindi è l'equivalente dello spartito con onde a varie ampiezze. E un bel giorno abbiamo visto, è comparsa questa curva qui. Questa qui è una curva che parte a frequenza bassa, cresce nel tempo e quindi è qualche cosa che è un candidato vero per un segnale. E c'è stata chiaramente grande eccitazione, abbiamo sfoderato il protocollo di rivelazione, e siamo costretti, cioè questa è una scoperta, pensiamo, importante, dobbiamo darci delle regole prima di partire in tromba e dall'analisi fatti dai gruppi che fanno l'analisi si va al Data Analysis Council dove si è riconosciuto che questo evento era significativo e i capi hanno detto appunto questo è un evento che va seguito, effettivamente è un candidato per il Detection Committee, per il comitato che deve sancire la rivelazione. Sono stati tanti studi che sono stati fatti e si è arrivati alla discussione e poi anche si è voluto capire cosa pensava la collaborazione con addirittura avendo scritto appunto avendo una bozza dell'articolo. E solo che questo protocollo prevede un'ultima domanda qui, che è indicata qui, che dice appunto può essere quella che chiamiamo blind injection, quindi qualche cosa fatta all'insaputa della collaborazione che simula un segnale. Quindi se sì, no detection, e invece se non è così, detection. Abbiamo prodotto la bozza di pubblicazione, il titolo era evidenza per la rivelazione diretta di onde gravitazionali da una coalescenza di buchi neri, che corrispondeva effettivamente all'osservazione di un segnale di onda gravitazionale, a una forma compatibile con la coalescenza di un sistema binario, come quelli che abbiamo visto, uno spin significativo,
La stima che questa cosa qui sia simulata casualmente dal rivelatore sarebbe che un evento simile si trova una volta ogni 7000 anni, quindi è un evento, quindi non può essere veramente qualcosa di casuale, non c'è evidenza per artefatti dello strumento e dell'analisi. Abbiamo visto che c'è anche, ci sarebbe stato anche un, oltre l'osservazione, c'è proprio un contributo scientifico, che è che l'osservazione di questo evento, quindi un po' in attesa, perché la frequenza di eventi simili in realtà sarebbe a questo punto 10 volte più alta da quello che si sa ora, dal limite imposto dalle nostre conoscenze astrofisiche. E purtroppo si è chiamato la persona che aveva l'informazione su queste blind injection, che ha aperto la busta, guardato la lista delle blind injection che erano state fatte, e una di queste corrispondeva come tempo e come caratteristiche del segnale a quello che abbiamo rivelato. Questo è un esercizio, che è stato utilissimo. Abbiamo scoperto di non saper scrivere un articolo sulla rivelazione, cioè diciamo, chi voleva scrivere l'articolo si è accorto che non sapeva bene come scrivere questo articolo, quindi l'esercizio è stato molto utile, ed è un esercizio anche che diciamo, ha permesso di vedere tutta una serie di bachi, di vedere che alcune cose non stavano funzionando perfettamente, e però questo esercizio ci ha dato la confidenza di poter reagire all'evento vero in maniera corretta. Il futuro sta arrivando, la seconda generazione vuole ascoltare 10 volte più lontano rispetto alla prima generazione. Qui abbiamo una, si vuole rappresentare in questa sfera il contenuto di galassie, la prima generazione arrivava ad ascoltare qui, la seconda generazione ascolterà un volume che è 1000 volte più grande, e quindi si presume che il numero di eventi sia 1000 volte più elevato, e quindi con le nostre conoscenze questa volta dovremmo avere una altissima probabilità di rivelazione nei prossimi anni. Stiamo lavorando, il commissioning è già iniziato quest'anno, diverse cose vengono costruite, questo è un banco ottico particolarmente popolato, e quello che vogliamo fare, per cui abbiamo accordo, è quello di fare un rivelatore mondiale, in cui per ora in rete abbiamo i due rivelatori statunitensi, il rivelatore Virgo, e quando arriva un'onda gravitazionale, le differenze di tempo di arrivo tra osservate qui e qui fanno sì che permettono di determinare la direzione di provenienza, e quindi permettono poi dopo di far puntare i telescopi. Questo è un altro caso, una direzione diversa, invece le onde danno un segnale simultaneo in questi rivelatori, quindi uno può dire che effettivamente la direzione è diversa. È in costruzione una rete interferometrica mondiale, in Giappone è in costruzione un altro interferometro sotterraneo sotto il sito della montagna Kamioka, in India sono avanzate le trattative per la costruzione di un terzo interferometro, abbiamo Virgo, i due interferometri americani, abbiamo un interferometro piccolo che però ha svolto un ruolo di ascolto in questi anni in cui rischiavamo di perdere un qualche evento molto violento, se dovesse accadere ci saremmo ritrovati senza alcun rivelatore acceso, questo rivelatore è stato acceso tutto il tempo, e questa rete è in grado, e sono stati fatti gli accordi, è in grado di segnalare a radiotelescopi, a satelliti, a satelliti di vario tipo, la presenza di eventuali eventi di onde gravitazionali, quindi dare indicazione sul puntamento, chiedere che questi strumenti vengano puntati nella direzione da noi indicata. Questo è sono gli accordi
bisogna mettersi d'accordo, anche capire come ci si parla, e per trasmettere queste informazioni abbiamo una sessantina di accordi in giro per il mondo, in maniera tale proprio da coprire dopo con i telescopi sopra e sotto. L'ultima sorgente, quella che sarà più appunto la sfida, proviene, è quello che ci viene, di qui sta arrivando forse un'indicazione dal fondo cosmologico a microonde. Questo è un disegno che vuole rappresentare l'evoluzione dell'universo, in cui qui abbiamo il tempo, abbiamo l'espansione dal Big Bang, e a un certo punto quando si va verso le origini, qui si iniziano ad avere le prime stelle, c'è un periodo buio, e poi questa è la superficie, e quando più in là nel tempo invece l'universo, invece di essere trasparente, era opaco, non permetteva il passaggio della luce. Quindi questa superficie ci dà il limite dei segnali che noi possiamo ricevere. Questa superficie è increspata, ce l'ha detto il satellite COBE, poi ce lo sta dicendo con grande precisione Planck, è increspata e quindi ha dentro di sé una segnatura di quello che avviene all'origine. Però questo ho ingrandito, anche molto sgranato, anche apposta. Oltre questa superficie, invece, le onde gravitazionali sono passate indisturbate e possono dare informazioni da quello che è avvenuto proprio all'inizio dell'universo, in particolare sulla forma che ha preso questa curva qui, cioè in che modo c'è stata questa espansione iniziale dell'universo chiamata inflazione. Le increspature appunto sono visibili, i segni dell'inflazione sono dati dal fondo a microonde, indicazioni non ottenibili altrimenti verranno dalle onde gravitazionali. Quindi noi ci accingiamo a esplorare un nuovo e credo affascinante terreno scientifico. Il funzionamento dello strumento è capito ora, e quindi siamo in grado, abbiamo i miglioramenti nel cassetto per seconda generazione in costruzione, terza generazione, e credo che le scoperte si avvicinino. Una volta sentiti proprio i primi suoni, potremo avere un grande sviluppo dell'osservazione e andare a vedere un pezzo di universo che non è visibile con gli altri telescopi. E certamente qui a Pisa stiamo lavorando per essere presenti. Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Grazie. Grazie al professor Fidecaro per averci spiegato lo status, diciamo, della ricerca delle onde gravitazionali. Se avete qualche domanda da fare, prego. Può parlare, tanto si sente poco. Ma sarebbe, diciamo, avventato pensare che per rilevare le onde gravitazionali, invece di sfruttare variazioni nello spazio, si potrebbe misurare delle dislocazioni temporali? Allora, in realtà si fa proprio, spazio e tempo sono collegati, perché a questo punto chi è fisso è la velocità della luce costante, spazio e tempo sono collegati. La descrizione che ho dato è una descrizione dove si parla appunto di spostamenti degli specchi. La teoria con la quale si riesce a dimostrare bene, a dedurre l'esistenza delle onde gravitazionali, in realtà è una teoria che dice: io cambio sistema di coordinate e dico che gli specchi, mi accorgo, scelgo un sistema di coordinate dove gli specchi non si muovono, quindi la distanza misurata in questo sistema di coordinate è la stessa, e quello che vado a misurare, però le due visioni sono equivalenti, vado a misurare il tempo di andata e ritorno. La variazione del tempo di andata e ritorno in questo sistema di riferimento
che è diverso e non è più un sistema di riferimento inerziale, la luce non ha più velocità costante in quel sistema di riferimento lì. Però tutta la visione è consistente, le due cose sono intercambiabili. E... No, però per misurare le frequenze, per rispondere a misurare il tempo, ci sono dei sistemi di misura ormai sempre più precisi. Quelli usiamo. Perché misurare una distanza, insomma, non so, ci avrà pure dei limiti la precisione con la quale posso misurare una variazione di lunghezza, per esempio, di un asse. Ma ci sono dei sistemi che generano delle frequenze sempre più stabili e che potrebbero permettere di misurare in assoluto una variazione temporale mentre l'onda passa, insomma. Beh, quello è il meccanismo con il quale noi andiamo a confrontare la lunghezza dei due bracci, in realtà è un meccanismo che va a confrontare i tempi di percorrenza tra i due bracci e va a vedere quando si torna, quando i due raggi tornano al punto di partenza, va a vedere quanto tempo è passato dalla partenza al ritorno del raggio. È in continua, quindi è un po' diverso, però il concetto è quello, e concettualmente è più corretto, più facile e appunto si presta meglio alla discussione proprio il fatto di dire che io misuro il tempo che scorre quando vado in una direzione e faccio l'andata e ritorno, e quando vado in un'altra direzione faccio l'andata e ritorno. Buonasera. Nel marzo scorso ha suscitato un grande clamore anche sui quotidiani l'esperimento Bicep 2 al Polo Sud. I ricercatori nel loro articolo parlavano con una grande enfasi di onde gravitazionali primordiali e quindi poi allora inflazione cosmica, ne sappiamo qualcosa di più. Col passare dei mesi la comunità scientifica ha preso un po' le distanze da quell'esperimento e dall'articolo. Qual è la sua opinione in proposito? Allora, innanzitutto, come avete visto, noi ci siamo dati un protocollo che poi può far sorridere, però visto quello che può succedere, noi riteniamo che sia del tutto adeguato. Nel caso specifico quello che si è visto è che mentre l'effetto fisico a terra sembra corretto, quindi l'osservazione di una polarizzazione di questo fondo è effettivamente osservata, lo strumento era stato fatto apposta per fare queste cose qui, quindi è stato pensato, è stato ottimizzato per fare questa misura, quindi si ha motivo di ritenere che abbia misurato l'effetto corretto. L'analisi dati richiedeva di andare a sottrarre un certo numero di effetti, e uno di questi effetti è stato sottratto in maniera che non sembra, in maniera usando i dati a disposizione, l'incertezza sui dati a disposizione è stata studiata e si è visto ora che in questo momento quella scoperta non ha quel grado di significatività, anzi non ha nessun grado di significatività rispetto a quello che è stato annunciato. Quindi lo strumento ha funzionato bene. La sottrazione di uno di questi effetti è una cosa difficile, poi è una cosa complicata perché loro sono andati a vedere una zona precisa del cielo che sapevano essere poco rumorosa, mentre gli altri strumenti guardano tutta la volta celeste, quindi anche questi dati erano di difficile reperibilità. Però quando hanno usato i dati disponibili, non hanno, diciamo che non avevano le informazioni che gli permettevano di dire qual era l'incertezza dei dati che usavano per la sottrazione. E quindi man mano che la situazione si è affinata, l'osservazione ha perso di significato. Sì. Lo strumento, in questo caso si parlava di stelle binarie, cioè di stelle di neutroni,
sistemi binari di stelle di neutroni, no? Quindi rivela magari nel caso di urto le onde gravitazionali, lo sconquasso. Spento. Altri tipi di fenomeni, quindi nella 2 gramma si ha quella curva caratteristica, sì, falso allarme di quell'esperimento che per verificare appunto l'attendibilità del dato, no? Quindi, ma altri tipi di fenomeni, tipo un'esplosione di una supernova di 20-30 masse solari in modo asimmetrico che non ci si aspetta, suppongo, quella curva. Queste curve appunto indicano soprattutto, eccolo qua, indicano fenomeni transienti, sono fenomeni appunto che passano e possono avere una segnatura in frequenza. L'altro evento transiente, che è l'esplosione della supernova, sarebbe qualche cosa che presenta tutte le frequenze, molto localizzato nel tempo, e che potrebbe essere analizzato in questo modo. Si usano anche altre tecniche. Questo è un modo, diciamo, per vedere, per mostrare, diciamo, la forza di questo evento. In realtà si usano tecniche in cui si va proprio a confrontare la forma d'onda attesa con la forma osservata, e questo permette di scegliere la forma migliore possibile, quindi la capire effettivamente qual è il sistema giusto. Dunque, per controllare questi falsi allarmi, uno strumento identico dall'altra parte, cioè in Australia per esempio, con la stessa sensibilità, con gli stessi, potrebbe aiutare, cioè in questo caso qua, si darebbe proprio certezza assoluta del dato. Sì. Tutte domande ben mirate. Il fatto di avere la rete di interferometri non serve solo a determinare la posizione, ma anche appunto richiedendo la coincidenza tra gli eventi, a verificare che effettivamente sia in presenza di non sia un falso allarme. Buonasera, volevo fare una domanda un po', diciamo, basilare. Perché lo spazio-tempo dovrebbe curvare in presenza di massa? A saperlo, non si sa, chiaramente, non è chiaro, se sono le masse che attraverso tutti i loro tra i fotoni virtuali, tutte queste cose qui, poi dopo generano qualche cosa che fa sì che lo spazio-tempo potrebbe essere completamente di per sé non esistere, ma esistere unicamente perché ci passa la luce vicina. La luce che traccia è la luce o comunque una qualche radiazione che sceglie il percorso di minima distanza, e quindi sceglie un percorso che è influenzato da queste masse. Il riassunto è che lo spazio-tempo è curvo. La struttura, fine, cosa c'è, cos'è, come è fatto, di che cosa è costituito lo spazio-tempo, il vuoto, è una cosa poi dopo che si può discutere parecchio. Quindi non si sa, fortunatamente. Qualche altra domanda? Scrivere come sono fatte le onde gravitazionali un po' più pratiche, magari si può fare, oppure effettivamente che forma possono avere, perché io ho visto che l'interferometro ha, come dire, due assi principali, ma innanzitutto mi sembrerebbe che un oggetto del genere preferisce certe direzioni rispetto ad altre, però non so bene come siano fatte queste onde gravitazionali, ecco, che deformazioni inducano. Allora, devo provare. La struttura proprio della gravità,
dove che è determinata come, come fenomeno geometrico, quindi usa, deve misurare delle distanze, usa, il, usa poi di fatto un'estensione del teorema di Pitagora, fa sì che ci troviamo, ha come conseguenza, di, a, è difficile spiegarlo rapidamente, ha come conseguenza nel caso di onde gravitazionali, se uno prende un'onda gravitazionale che arriva alla verticale, l'effetto è quello di allontanare nel sistema di riferimento dove, dove si spostano le masse, l'effetto è quello di allontanare uno specchio e di avvicinare quell'altro. Se l'onda gravitazionale arriva nel, nel piano di questa figura, a 40, lungo l'asse a 45 gradi, per esempio, questo strumento è cieco. Non vede, non vede segnale. Se l'onda arriva un po' di traverso, il segnale sarà un po' attenuato, ma ci sarà sempre. C'è una figura tipo cardioide come quella di un microfono. Il microfono può avere delle zone dove proprio non sente, però grosso modo in quasi tutte le direzioni qualcosa riesce ad ascoltare, magari con ampiezza un po' più bassa. Quindi l'effetto più semplice è quello dell'onda che arriva perpendicolarmente, quindi dalla verticale sullo strumento, e sposta uno specchio in una direzione, lo specchio nell'altro specchio in quell'altra. Poi dopo ci sono le variazioni sul tema, e anche per questo motivo il fatto di avere interferometri su vari punti della superficie terrestre, quindi con orientazione diversa, permette di andare a ricostruire meglio la forma stessa dell'onda gravitazionale. Questo per la parte spaziale. Poi l'altra segnatura è la parte temporale, quindi questo segnale che aumenta, che è periodico ma aumenta di frequenza. Nel caso di una pulsar sarebbe un segnale che è periodico continuo, che oscilla sempre quasi alla stessa frequenza. La supernova è un impulso e il fondo a microonde è il fondo gravitazionale, è un rumore sopra il rumore, e quindi questo sarà difficile rivelarlo. Sì. Sì. In un sistema ipotetico rappresentato dal Sole e dal Alfa Centauri, le due stelle che secondo per cui che so io sono le più vicine fra di loro, le onde cioè tutto lo spazio fra le due stelle è quasi tutto, diciamo, occupato dalle onde gravitazionali delle due stelle che sono le più vicine. Le altre, anche se sono più potenti, ma sono talmente lontane che in base alla legge di propagazione della forza di gravità sono quasi ininfluenti. Ecco, a metà strada fra Alfa Centauri e il Sole, le onde gravitazionali del Sole e di Alfa Centauri si sommano e si fondono e formano un'unica curvatura, oppure ognuno mantiene la propria identità? E allora, la prima cosa da dire è che questi effetti si hanno in presenza di movimenti violenti, quindi di masse fortemente accelerate. Il Sole è così, quello che si riesce a percepire. Sì. Poi rimane la gravità statica, che è quella, che è quella poi dopo che mantiene, poi dopo che crea la forma della galassia con i suoi bracci, con la rotazione complessiva della galassia intorno al suo centro. Diciamo, la forza di gravità poi lei rimane ed è somma di tantissimi di contributi di tutte le stelle, perché uno pensa alle stelle vicine, però le stelle lontane, anche se hanno forza minore, però ce ne sono di più, e quindi il tutto ha un effetto complessivo. Cioè, il punto dello spazio, diciamo, la situazione gravitazionale è quella determinata dall'universo. Sì, in certo senso. Con dei corpi più vicini, insomma. Sì. Grazie. Un'ultimissima cosa. Diamine. Con l'apparato che potremmo chiamare Virgo 2, quello che state rielaborando, di quanto verrà aumentata la sensibilità dell'apparecchiatura stessa?
Allora, la... che si sia voluto procedere a delle modifiche, forse vuol dire che il virgo 1 non era forse in grado di vedere molto, ecco. Di tutto si può prevedere che aumenti la sensibilità. Allora, la prima generazione è stata costruita anche per capire se effettivamente sapevamo far funzionare un apparato di questo tipo, e questo è stato, e ci si è dati degli obiettivi raggiungibili con la tecnologia a disposizione e con anche i soldi e i terreni a disposizione, e più, siccome un parametro fondamentale è la lunghezza del braccio, non è che si poteva, diciamo, noi siamo arrivati a 3 km, gli americani che hanno più spazio hanno 4 km, però siamo lì. La prima generazione è servita a capire che effettivamente non ci sono limitazioni strane, effetti dinamici, effetti anche dei materiali che vengono usati, per cui si sono visti queste limitazioni, ma non hanno influito. Si è visto alla fine che lo strumento è capito. Nel frattempo, durante questa messa a punto, che è durata appunto tutta quella decina di anni, c'eravamo nel cassetto i miglioramenti da inserire, e i miglioramenti hanno permesso di progettare uno strumento. Sono cambiati gli specchi, si è aumentata la potenza del laser, si sono cambiate alcune cose che riguardano le sospensioni, hanno permesso di andare ad ascoltare una distanza che è 10 volte più grande. 10 volte più grande vuol dire un volume che va come il cubo, 1000 volte più grande. Quindi sono 1000 volte più candidati, sorgenti, che possiamo rivelare. La probabilità, come abbiamo scritto nell'articolo che poi abbiamo preso e cestinato, che aver rivelato un segnale in queste condizioni vuol dire che le stime erano sbagliate di un fattore 10, vuol dire che avevamo la probabilità del 10%, il 5% di rivelare qualche cosa con lo strumento di prima generazione. Con lo strumento di seconda generazione, se abbiamo un tasso di conteggio che sarà 1000 volte più elevato, diciamo, a questo punto la probabilità diventa veramente alta, e la non osservazione nel 2020-2021, quando avremo accumulato un po' di anni di osservazione, a questo punto porrà, speriamo di no, ma insomma, porrà seri problemi a tutto l'impianto scientifico di questa cosa. Bene, allora ringraziamo di nuovo il professor Fidacaro e vi ricordo che le conferenze continueranno anche nei mesi prossimi, quindi la prossima sarà il 14 gennaio 2015 sull'area di biofisica. Grazie. Grazie.